in un altro servizio non piacevole, anche questa sera non è per vivere un momento di comunione e che non ha carattere prettamente religioso. Non siamo stati convocati per fare una preghiera, ma siamo stati convocati per vivere un momento di allegria che ci porterà anche ad una riflessione. Chiudiamo con questa serata le attività della parrocchia e le attività che girano anche intorno alla parrocchia. Questa che ci viene offerta in questo momento, questa sera, non è un'attività prettamente parrocchiale, ma è un'attività con il patrocinio della parrocchia. Sono ragazzi che, guidati dal nostro Diego Cirillo, si sono messi insieme per fare una prima esperienza di teatro. Hanno fatto il copione, si sono autopreparati, si sono autogestiti in tutto e per tutto. Quindi a loro va veramente un plauso ed anche un ringraziamento. Di che cosa tratterà questo spettacolo ve lo dirà Diego stesso subito dopo di me. A me resta soltanto salutarvi e dirvi di avere anche pazienza di aspettare fino in fondo, perché è uno spettacolo che solo alla fine riuscirà a dare in pieno il messaggio che l'autore, lo scrittore Diego ha inteso dare e portare a noi. Buonasera, mi chiedo perché sono stanco. Già sono stanco, prima di iniziare. Allora, grazie a tutti di essere venuti. So che la serata è un po' calda, anzi molto calda. Lo spettacolo durerà circa un'ora e mezza, un solo atto, quindi vi prego innanzitutto di spegnere i telefonini, di stare attenti perché non è un solo spettacolo. Uno spettacolo, di solito si dice i professionisti, noi non siamo professionisti, non voglio essere professionista perché i professionisti sono 20 anni che fanno sempre gli stessi spettacoli. Noi cambiamo e rischiamo sulla nostra pelle. Ringrazio questi ragazzi che in questi 6 mesi hanno dato tutto. E oggi questa data che è il 30 non è stata scelta a caso, puro caso, ma era il 29 per festeggiare i 4 anni di episcopato di Sua Eccellenza. Però l'abbiamo. L'abbiamo spostata per gli impegni di Sua Eccellenza, che ringrazio di essere venuto, visto i suoi impegni, che è tornato a un lungo viaggio. E questo fa piacere sia a me che ai ragazzi, visto che Sua Eccellenza è molto attaccato ai giovani. Detto questo, noi siamo pronti per iniziare. Vi prego di fare silenzio. E ci sarà prima una canzone che vi comincia a far entrare in atmosfera. Dopo la canzone ve ne inserite. Quindi vi prego, grande silenzio e buon divertimento. Grazie.
essere i vostri figli. La parola figlio genera in voi esseri umani, amore, forza. È il desiderio di ogni uomo essere padre. Una volta però, un uomo che mi era stato affidato, scrisse su un libro: bambino che non ho, bambino che non ho, figlio mai amato. Cercherò di spiegarti tutto ciò che ti è arrivato, il parto innanzitutto e il dolore di saperti espulso dall'amore. La prima volta che la tua mamma uscirà la sera, il terrore che non tornerà più. Ti ha evitato la vergogna di partela sotto a scuola, gli altri che ridono e ti mettono alla gogna. La fatica di sollevare la prima matita come un macigno e il ghigno dei grandi quando le formi le parole. Ti ha evitato il freddo quando piove, la paura dei tuoni, dei fantasmi e le streghe. Le prime belle, quando un compagno ti dirà tuo padre è un ubriaco, oppure noi siamo molto più ricchi di voi, e ti faranno vergognare della tua famiglia e del tuo nome. Io ti ho evitato, piccolo, l'angoscia di un cognome e delle ombre che commuovono. E poi, diciottenne al primo amore, la sconfitta di attendere ore dietro una porta. Lei che non ti vuole, e l'assillo del primo impiego, l'offesa di tutte le file burocratiche, i soprusi di chi ti comanda e l'arroganza dei potenti. Io ti ho evitato tutte le litigate, le sgridate, il dolore di quando moriranno tuo padre e tua madre. E poi da vecchio, lo sgomento, per aver tanto vissuto e sofferto e gridato e amato. Io ti ho evitato tante cose, ma il dolore più grande, tuo padre, non te l'hai fatto. Il dolore di non essere nato. Ma continuiamo il nostro viaggio, guardate. Chissà quante volte, guardando i vostri figli, avete immaginato il loro futuro, il loro destino. Sicuramente sarete curiosi di sapere cosa ha in serbo il destino per questi bambini. Ma ognuno di loro ha in serbo il proprio destino, che può essere generoso o meschino, ma non sempre divino. Beh, comunque io posso esaudire questo vostro desiderio. Tempo che vivi senza te, tempo che dell'uomo non è l'età. Passi senza dare tempo di capire, di rimediare, di amare. Tempo, tu che sei l'arbitro dei giorni, accelera, accelera, fai passare giorni, mesi, anni, accelera, accelera il tuo battito verso il garanzia, ci stavo quasi, no, no, io vanno a garantire la visa di garanzia di più.
tu esci stupido e che fai? Cioè, fa la figura di merda. La figura di merda, però ti roba che fai? Dopo che sei chiuso là, vai al supermercato. Al supermercato tu che fai? Guarda me, paga la casa tua, visto che sei una garanzia. Oh! Ah, oh no! Scusa me, è come all'orologio, come di prima. Hai voluto che ci nessuno sa? Poi lo facevo tutte. Ma tu credi che davvero con i miei 14 anni io possa vedere tante cose? Ma poi non ti incazzare, io la facevo per... Senti, sono incazzato, perché tu vedevi che mi impegni, no? Dici, sti cretinato. Vabbè, cretinato, ma con chi mi stai impegnando? Tu mi fermavi e dici, ma che sono sti... cretinato. Sti cretinato, appunto. E quindi mi fermavo, niente o niente. Ragazzi, qua, si sentite di criticare? Per criticare, secondo mio parere, che... Oh, ora c'è, non criticare, critica. Basta che le stai. Ragazzi, vedete, anche devo partire. Come? Sì, secondo il mio parere che sta... Oh, mi piacere! Oh, prendiamo a sto. Mio padre è stato finito per la politica però. Quindi dobbiamo dirci a te? Mi sa proprio di sì. E pensare che siamo riusciti insieme. Così è la vita. C'è chi va, c'è chi viene, ma la sapete, l'unicità c'è lasciata, soprattutto che non è nessuno, poi... Dai, non ti preoccupare. Poi mancherà questa cosa, e a pensare quante volte la dovevo cambiare con la mente. New York. E adesso che ci dividiamo, cosa ci rimane? I nostri ricordi, i nostri sogni. Sì, i ricordi, i sogni. Oh,
altro, chissà. Ma adesso è venuto il momento di salvarci. Addio. Addio. Se hai bisogno di miei saluti, va. Ci conto. Ciao. Ciao. E mo? Mo sono rimasto pure su. Il giante ne veniva. E mo sono pure su. Però, forse non sono su. Ci sta pure Cinè. Il destino
li ha divisi dopo ben 14 anni. Cattivo, direte voi, ma sbagliato. Ognuno di voi ha la propria strada. Vi può sembrare banale, ma è così. È come trovarsi ad un incontro dovendo scegliere in breve tempo la direzione, dove ogni direzione ti porterà su una strada, la tua strada, dove tutto è già scritto, come è già scritta la storia dei nostri tre amici. Ognuno di loro ha imboccato la propria strada, quella strada che noi percorreremo dopo 20 anni. Thank you.
più storia. No. No, che non è il suo gusto. Diamo di tutto e cancellato. Diamo di tutto. Facciamoci accoltare le piscine! Ma perché hai cambiato idea? Perché domani potrebbe toccare a te. Thank you.
Ma che ti hai imparato? Dopo io si legge così. E io vedo così. Vabbè, fai come ti va, fai come ti va. A proposito, poi dici che ti mandano le pagine da qua dentro quando vai in bagno. Che è successo? È arrivato una lettera da un tuo amico, e dice che è importante far politica, non potete avere 20 anni, ha bisogno di aiuto e sei in carico. Ma c'è scritto il nome? Giovanni. Ah, se l'ho capito, amico d'infanzia. Ma non c'è tempo, adesso arriva l'inglese, non c'è proprio tempo. Stavo dicendo, visto che te la metti sempre, che domani ti faccio neanche a te, quando vengo a bagno, ti ha cercato la carticina. Ti ha cercato, che stai, ti ha preso una nana. E un'altra cosa, ho preso la gazzetta di amici per lavoro, a magagna lavoro, perché come matto la cimbo proprio. Allora, ecco il primo annuncio. Ottimo posto a Camposanto. Ottimo posto, buonissimo stipendio. Orario lavoro 8.14. Titolo di studio richiesto, terza media. Muoversi con Ferrari. C'è un ma per fortuna che ci sei tu, mia figlia. Forza, di qualcosa. Sono 30 giorni che non mi paghi. È meglio che si zitte. Ma tu sai che non ti pago perché come madre possiamo lavorare. Sì, ma tu comunque sai che non me ne mai dato. Ma tu non mai dato? Ma lo sai, non mi pago, ma che devo fare? Permesso! Che si ti fa? Ah, è forza, mi ti soltanto, forza. Non fa come l'ultima volta, capito dopo la votata, vabbè, ma raccomando. Benvenuto nella divina dimora del mago, procuro il tuo figlio. Che gli avete detto? Voi cannoni! Ora, ma è una giovane di lì? Scusi, io non sento chi lo ruba. Ma vuoi rubare? Dopo! Ah, se non vede, prego, vi accomodate, datemi la giacca. Prego, che bella giacca. Ma me la prendo io, me la prendo io questa giacca, che bella giacca. Ma che bella, ha ruota sta cosa. Ma da cavalli ci sta, vai! Vai! Prego, accomodate. Qui siete venuti in un modo senso. Sì, ma che sei un po' topolini, guarda. Ma quello di Pienza di, dove lo usa? Pienza di, deve per andare in bar. Cioè, scusa, Pienza di, ma ci tengo a questi cose, ci tengo. Dicevo, qui siete venuti in un modo senso. Guarda, tu non mi sei cagato di cioè, questa vita, questa è forza, se non ha un'analogia che è uscito comunque, se non ha un'analogia di ma comunque non mi interrompete, andiamo avanti. Allora, dicevo che con me potete stare tranquillo. Ah, capo mia, io dicevo, potete stare tranquillo perché sono esperto nel campo. Siete agricoltore? Agricoltore. Ma che state capendo? Nel campo dell'agricoltura, nel campo della malologia. Facendo prima a pensare a quel rischio. E adesso mi concentro e invoco il mago zucchino. E chi? Ah, se non riusci. Lui deve facendo il zucchino dopo. Vai canette! Ma non è di passione! Che disagio, così! Ma adesso mi governo qua! Ma comunque basta, adesso basta! Ora, in questo vado al momento, allora, e date un documento. E poi che fai? Ma che mi fa dice? Mettono documenti. Ma che leggerò il documento? Perché mettono documenti? A voi voglierò un documento. Ma ci spiega? Io scusate, io sono il mago puro puro di figli poco puro. E allora? Bravo. E se non ti va a fermare il documento, cosa ti figli poco puro? Tu, sei carico? Ma è già arrivato. E forse, se voi vedete il documento lo mettete sulla tavola. Qui canno io sto vigliando. Guardate vigliando. Su. Qui canno. Poi. Allora. A chiappo tu. Ciao tu, ciao, ora potete voltare, ora potete rigirare. Voi voi smazzate, con me, pazzi. Allora, mago zucchino, se ci sei batti un gol. Ma non è un terremoto. Ma, chi lo terremoto da un capo? Ti prego, prego, come andiamo? Mago, ma che, siamo con me? Dacci un segno più lì. Mi ha fatto un caffè, ma io ne sa, comunque c'è sto caffè che sta qua, senza che lei. Mago? Sì, mi che sei del mondo? No. Dici il nome del nostro cliente. Sì. Il tuo è mamma, di che stai dicendo?
No, Filippo era così, il poverino. Andiamo avanti. Mago, dici il cognome. Ma che stanno in valigia? Grande. Ah, il bottone, gli hanno più bottone, La data di nascita. Filippo, ma che stanno in bottone? Un spiega tu. La bamba dei guarda. Quindi, come ti sei andato in 14? No. Ne ha di 14? No. Ne ha di 14? No. Ne ha di 14? Sì. 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 No. No. Ma tu non posso vedere essere? No. Ma, no, vedi, devi, questo ne ha di 14, no? No, non ha di 7. Ma comunque voi siete venuti da me perché avete un problema.
Hai visto che accendi in acqua? E qual è il suo problema? Ne ha tanto che ne ho. Ma che faccio? Cioè, ma dice che questo è un magà, che è così? Scusate, ma te dice il suo problema? No. Ya, accendi il suo problema? No. E forza, accendi il suo problema? No. Ya, ma che accendi fuori il suo problema? Ma che stai? Che accendi fuori il suo problema piccolo piccolo? Ma che accendi fuori forza? A parte che il problema non è piccolo, ecco. Scusate, ma il problema è di capire. Ecco, un problema, perché sei venuto qua? Ah! Perché me ne frega a me? No, non buco io. Come non buco io? No. E poi venite un mago, no? No. Facciamo così, eh? E se ti do un bacino, già? Te lo dici, va bene? Sì. Sì. Va bene. E salto qua, perché un po'. Non dici a me! Tanto zitto! Mi sono emozionato, pure io! Te lo posso dare questo bacino? Sì. Però... Ma perché c'è un problema? Giusto sapete. Ma comunque, ora invocherò il mago e ci faremo dire il problema. Mago! Dimmi il problema del nostro cliente! E le corna! Dice, no, proprio i corni. Venga, sensazioni. No, scusate un po', no, perché sono fatti miei, Ma mi dà la sensazione, sensazione. Buona sensazione. No. Tenita, la sensazione, sensazione. Buona sensazione. Hai capito? No. Non mi spiego meglio. Tenita, la sensazione. Non guarda da me, guarda da me. La sensazione, sensazione. Buona sensazione. Hai capito? No. Allora spiegando che è questa sensazione, ma bella? È una sera di settembre, il cielo era grigio, le stelle... Ma che sta da fuori, romanzo? Che me lo frega a me, con le luci? Andiamo bene, ma no. Comunque la sera sì, trovi, sei da casa. Hai detto quel cortino? Beh, un po' più. Sei il tuo primo scarico. Sei il tuo sicuro. Sei il tuo terzo. Oh, qua! Oh qui! Un senso! Ah, ma che me lo frega a me gli scalini della casa! Comunque sei giù! Ah, no, no. Arriva in gol! Beh? Hai vetta la prima sera di Bruno! Hai vetta la seconda! Hai vetta la terza! Hai vetta la quarta! Ah qui! Ma la nostra da qui da casa! Già c'è tu! Ah, già c'è! Già c'è, boh! Hai vetta la fortuna, così! Mia moglie non c'è. Se siete mia moglie non c'è. Hai vinto la fortuna urbana. Mia moglie non c'è. Ma che cosa fa? Che andrà la casa? Che cosa fa i genini? Andiamo bella. Comunque. Ora in questo fatal momento, oh mio Dio, di non mio tempo. Che cosa? Un bleu. Che cosa? Un bleu. Che cosa? Un bleu. Che cosa? Un bleu. Un bleu. Andate, forza! Via dalla mia casa! Non è un po' male, ma... Via, forza, via! Ma menaggia io, oh menaggia io! Oye, come state brindando? Le dai la casa, mi porto, basta! Andate! Thank you.
fatelo bere. Quest'uomo ha fermato la propria strada, stanco, umiliato dai propri errori. Ha provato a chiedere aiuto ad un amico, ma non c'era tempo, perché voi siete vittime di questa società. Una società fatta solo di numeri. Quel numero del mio telefonino, il numero per il macellaio, per il medico, il numero della carta di credito, il bancolotto dei numeri, 35, 45, secondo estratto, terzo, quarto. Numeri, numeri. Non siete persone, ma numeri. La TV vi controlla con i sondaggi. E vi siete mai chiesti a cosa serve appiccicare sui pacchetti di sigarette la scritta fa vendere il cancro quando vai a vendere il monopolio di Stato? E guardando quest'uomo vi sentite fuori tempo. Non c'è televisione che vi dice cosa potete fare e non c'è Costanzo o Clonivari che vi danno consigli. E provate pena, dolore, ipocriti, bugiardi. Voi non provate niente, non fate niente per gli altri, forse per voi stessi. In realtà non vi dispiace affatto per quest'uomo. Voi avete paura della morte. Vi rendete conto che non c'è pubblicità o crema che tenga. Vi rendete conto che può toccare a voi. Quindi guardatelo, domani potreste esserci voi. Un'altra vittima della vostra amata società. Tutto ciò che avete visto vi può sembrare senza una ragione, ma dovete sapere che molte volte le vostre strade si incrociano. Come me, assicuro così sopra. No.
Ah. Mamma, come sta? Ah, Alette. La Alette, come sta? Tutto bene. Uè, grazie. Ti ho portato un po' che spese. Uè, grazie, zia. Non ti dovevi disturbare. Io facevo con te e perché la roba da nostra. Mica facevo con chi ruba la pace per i mariti. C'hai proprio sposato adesso? E per questa casa sposa da mamma mia? Ridate, ma c'è la punta non fa. Ma quando hanno fatto la sorpresa, a molti si non fa, senza amoretti, pare che a picchia di un genio ha fatto lo test, c'è rimasta cinta. E cos'è andata? Ma che capite, è rimasto in cinta. Prego, vai! Ma io vado a scusare la macchina!
Ma questa di punto, pare di sapere. Ah sì, già. Cioè, il longevità si è data la politica e poi si è impiccato. Il mi ha mandato una lettera di aiuto, ma non c'è stato tempo per leggere. E io da quel giorno mi sento strano, tengo qualcosa che... Che significa? Mi sento strano, qualcosa che... Che significa? Ho detto sento... Mi sento qualcosa che non... Che significa? Ma c'è che stai in chiedere, porca! C'è che stai in chiedere! Vattene! Non ti puoi scacciare! Nessuno! Quindi...
evitare di incontrare. Nessuno può sfuggire all'ombra di se stesso. Io volevo aiutarlo, io volevo incontrarlo, ma adesso l'ora non c'è più, ed ora che faccio? Provo vergogna persino nei confronti della mia famiglia, nei confronti di mia figlia. Come ogni uomo, hai toccato il fuoco. Ora rialzati e incomincia da zero. Ogni giorno, guardati allo specchio, guardati dentro. Stringi i pugni e vai per la tua strada. E tu, sii qua a te, proprio a te, e a tutti quanti voi. Vi siete mai guardati allo specchio? Beh, e allora guardate. Thank you.
ho fatto un errore, ho chiamato Alessandro invece di Raffaele. Allora vogliamo ringraziare tutti quanti, in particolare Diego che ha ideato questo teatro intelligente che attraverso lo scherzo, la satira fa riflettere, fa pensare per, proprio attraverso le vicende umane, le vicende della storia, fino ad arrivare poi a guardarsi dentro, a guardarsi attraverso lo specchio, guardarsi nella coscienza interiore, per trovare ancora il coraggio di andare avanti, sorridere alla vita e sentirsi sempre entusiasmato per il bene. È chiaro che la comunità si incontra e diventa l'occasione per vivere momenti di gioia e di serenità, e diventa l'occasione anche incontrandosi per esprimere anche le qualità e anche tutte quante le potenzialità anche artistiche presenti nella comunità. Un ringraziamento a Diego, un ringraziamento a tutti quanti gli attori, a tutti coloro che hanno partecipato attivamente, un ringraziamento a Don Pierino, un ringraziamento a quelli che hanno fatto, che hanno diretto, i tecnici, anche la scena, quelli che hanno diretto le critiche. E un augurio a tutta quanta la comunità, con il piacere di rivederci e sorridere ancora e pensare per i prossimi lavori di Diego. Auguri! Yeah.